Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Quest'oggi è un video di aiuto, quello che sto creando, perché ho un disperato bisogno appunto di consigli su come risolvere un problema con Premiere. Premiere è un software, per chi non lo conoscesse, utilizzato per montare proprio questi video che state vedendo. E mi serve aiuto perché ho una grossa problematica che vi mostro subito dopo la sigla. Allora, vado ad aprire intanto un nuovo progetto, scelgo la cartella dove voglio fare il progetto e creo il progetto, in modo tale che così vi faccio vedere qual è il problema reale. Mi sposto questa finestra perché la preferisco così a livello grafico e vado ad importarmi le tracce. Adesso sta caricando le tracce, aspettiamo che finisca. Il problema consiste in le tracce video che si sfasano con l'audio. Non c'è nessun motivo per cui lo debbano fare. Innanzitutto dico che le tracce originali non hanno assolutamente questo problema. Adesso porto le tracce e creo il progetto adatto alle tracce che sono in formato MTS. Ho anche provato a convertirle, ho provato a importare tracce AVI o MPG2 e il problema rimane. Ecco, vi faccio vedere nel primo file il batterista va perfettamente a tempo. Vi preannuncio che comunque l'audio che mi ha registrato Camtasia del batterista non è buono, però a noi ci interessa solo che funzioni bene e ci faccia vedere se è a tempo oppure no. Adesso mi sposto sulla seconda traccia e già qui il batterista suona e l'audio è sfasato. Avete visto di quanto era sfasato questo ultimo spiattata sul piatto crash? Era completamente fuori tempo, ve lo faccio rivedere. Ma la cosa più strana è che le tracce originali non hanno nessun tipo di problema. Questa qui è la 292. Vado ad aprire nei file originali la 292. Adesso non lo so se lo sentite perché il volume è basso, provo ad alzarvelo. Non so se siete riusciti a sentirlo, prendetelo come un dogma di fede, però vi assicuro che l'audio era a tempo, forse lo si notava quando ha dato quell'ultima spiattata alla fine. Allora, prima che qualcuno mi dica prova a fare un rendering, perché effettivamente non l'avevo fatto ancora, faccio il rendering delle prime due tracce, sia della prima traccia che va a tempo, sia della seconda traccia che non va a tempo. Non lo faccio di tutti e cinque perché insomma è una grossa perdita di tempo. Ora ho finito di fare il rendering delle due prime tracce e ve le faccio sentire, ma il problema rimane. Ecco, come abbiamo visto, la prima traccia va a tempo perfettamente e adesso vediamo la seconda che non andrà per niente a tempo. Allora, dopo aver fatto tutte queste prove, ovviamente io ho iniziato a pensare che fosse un problema di computer, che avesse, che ne so, non ce la facesse con la CPU a gestire i file video e audio. E in questa schermata vedete il mio computer, che è un Intel Core i7 2630 con 2 GHz e 8 GB di RAM, con un sistema operativo da 64 bit Windows 10.
Quindi io cosa mi ho fatto a questo punto? Ho fatto una serie di aggiornamenti di tutti i driver video e audio. Vi dico che inoltre io ho una scheda audio, anzi in realtà ne ho tre perché c'è quella integrata del computer, c'è la Focusrite ICI e poi ho una Zoom R24 di 24 tracce. Quindi dopo aver aggiornato tutti i driver, aver provato a convertire tutti i file da MTS in AVI o in MPG2, ho provato con un Premiere vecchio che avevo, un Premiere 5.5. Purtroppo mi ha dato sempre la stessa problematica. A quel punto ho pensato, deve essere il computer, non va, non ce la fa la CPU. E ho deciso di comprarmi un computer nuovo, un Asus, con anche lui i7, con 8750Hz, 16 GB di RAM, di cui 4 dedicati alla scheda video, e una scheda grafica Nvidia GT 1050T. Ho messo Premiere 2019, quindi aggiornato a Premiere 2019 in forma gratuita. Il problema comunque si è rivelato anche nell'altro computer, anche col Premiere 2019. Quindi Premiere 5.5, Premiere 2018 e Premiere 2019. Il problema lo dà sempre. Adesso io vi ringrazio di aver visto questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale, a cliccare la campanellina, ma soprattutto a lasciarmi un commento se sapete cosa posso fare per risolvere questo problema. Grazie a tutti e al prossimo video. Iscriviti al canale, a te costerà un minuto, ma a me darai una grossa mano a far crescere il canale. Inoltre, ricordati di cliccare sulla campanellina, in modo da ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video.